Siamo sulla pista di Castelletto di Branduzzo, provincia di Pavia, 1800 metri di curve e tornanti, un tracciato molto guidato. Siamo in sella a un maxi scooter Yamaha T-Max Cup Malossi insieme ai fratelli Russo. Qui appunto guido io, Marco. Qui cerco di sfruttare tutta la pista possibile. Qui si inizia subito a inclinare, staccata molto difficile, c'è tantissimi avvallamenti. Qui lo scooter perde praticamente sempre aderenza e appunto sto spingendo al massimo per riprendere mio fratello lì davanti che insomma sta tirando tantino anche Ecco, il lui, eh. fratello santo che ne pensa. Eh sì, che sto tirando per andargli via. È un mezzo molto prestante, un mezzo va fatto scorrere tantissimo in curva perché nel caso in cui si dovesse perdere a centro curva un po' d'aderenza, essendo un mezzo molto pesante, Si si guida perde quasi come anche una moto, quanto sì, pesa? sono circa 200 kg e 190 km/h di moto. 190 km di massima? Sì, qui è una pista dove tocchiamo un massimo di 145-150 km In che orari. punto lo tocchi? Ecco, ora ci accingiamo appunto a fare una salita. Qui c'è un cambio di dislivello Qui che ti si perde porta, tantissima sì, aderenza, l'aderenza si perde tantissimo, vero Marco? eh? Eh sì, Qui si qui sì. butta appunto nel rettilineo. Ecco il rettilineo, Questo è sì. il rettilineo, Ecco, quello questo è il rettilineo, lungo. sì, Cerca di arrivare in bravissimo. fondo. 145 come più o meno, 145, 150 stacchi molto metri. tardi. Sì, circa 50 metri, infatti, come vediamo, 50 metri. Per poi iniziare una serie di curve, che sarebbero tre curve in una, appunto, una l'ho Quindi già ti conviene fatta, sempre farlo due, correre raccordando piuttosto che sì, spigolare. qui si fa Poi c'è la scorrere. S per poi mettersi nel rettilineo e qui bisogna sfruttare tutto il E qui sei possibile. sull'arrivo, chi è davanti? Sempre santo, ma forse qualcosa gliel'ho ripreso.